Sindaco Granata, dopo 5 anni ha deciso di candidarsi alle amministrative, ottenendo un eccezionale risultato che ha consentito di diventare sindaco. Perché ha deciso di scendere di nuovo in campo? Intanto perché ritengo che ci sono ancora molte energie da parte mia da spendere per il Comune di Belvedere. Poi, considerata anche la situazione, questo buio, diciamo, economico, strutturale, anche come interventi di questi 5 anni di amministrazione che purtroppo hanno deluso tutti i cittadini, ecco perché il risultato è, allora ognuno di noi come abitanti di Belvedere ha l'obbligo e il dovere di dare tutto quello che ha per cercare, diciamo, di risollevare quello che è Belvedere Marittimo. Quindi mi sono sentito in obbligo anch'io, chiamato quindi da un dovere morale di partecipare, di cercare di cambiare le cose a Belvedere. Quali sono i primi interventi che lei ritiene importante intraprendere? Allora, i primi interventi sono il dissesto idrogeologico che ci ha martoriato, ci sono un sacco di frane, quindi restituire la fruibilità del territorio ai cittadini, che è la cosa più importante, quindi andare a vedere gli interventi fatti, quelli che si devono fare anche sulle strade, quindi per rendere fruibile, come dicevo prima, il territorio ai cittadini. Questa è la prima cosa che bisogna fare. L'altra cosa è quella di completare quelle opere pubbliche che ancora sono rimaste ferme, addirittura dalla mia precedente amministrazione, quindi rimuoverle e portarle avanti. E poi si penserà a fare qualche progetto più importante. Però ritengo che i primi anni saranno dedicati a questo. Sarà il sindaco di tutti? Sicuramente, tutti quanti mi conoscono. Io sono sempre stato il sindaco di tutti, di chi mi ha sostenuto e di chi non mi ha sostenuto. Indipendentemente dalle classi sociali o dalle appartenenze politiche, quando uno è eletto sindaco ha la responsabilità di essere sindaco di tutti i cittadini di Belvedere.